ragazzole, benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars. E oggi, come avrete letto dal titolo, vedremo un bug per usare lo stesso brawler in squadra. Come tutti ben sappiamo, su 3 giocatori tutti quanti devono avere un brawler diverso. Ma sfruttando questo bug possiamo utilizzare ad esempio 3 Leon in una squadra, oppure 3 Nita, oppure 2 Nita, quindi più player che hanno lo stesso brawler. Ringrazio tantissimo il fondatore del canale Telegram IT Brawl Stars, trovate il link qui sotto in descrizione, che mi ha fornito questo bug. Quindi se volete rimanere aggiornati su leak, news, eccetera, per quanto riguarda Brawl Stars, fate un salto su quel canale. Premessa ragazzi, questo bug è possibile sfruttarlo per adesso solamente nelle amichevoli. Poi magari in futuro qualcuno potrà trovare un metodo per sfruttarlo anche nelle battaglie normali. Quindi create l'amichevole. In questo caso io, che sono Casio-san, e Quiet, ovvero il fondatore del canale Telegram, vogliamo utilizzare lo stesso brawler, ovvero Brock. Quindi la cosa da fare è davvero semplicissima: dovete premere sul tasto pronto e sulla faccina del brawler per modificarlo contemporaneamente, quindi utilizzate contemporaneamente 2 dita, e nello stesso tempo che avete messo pronto si aprirà la schermata della scelta del brawler e voi a questo punto potrete scegliere il brawler interessato. In questo caso io vado a scegliere Brock e stiamo praticamente entrambi con Brock. Però durante la scelta uno dei 3 avversari deve essere non pronto. Cioè non possono stare tutti e 3 col pronto, altrimenti non vi fa avviare. E questa cosa la possiamo sfruttare anche con 3 giocatori, in questo caso solamente 2 perché il terzo componente non c'era, era un bot. Però potete utilizzare tipo 3 Brock insieme, 3 Leon, e c'è davvero da divertirsi. Soprattutto quando si fanno tipo i tornei tra i compagni di classe e si utilizzano tutti quanti gli stessi brawler, e lì davvero si vedono le vere capacità. Quindi ragazzoli, fatemi sapere voi cosa ne pensate. E adesso direi di farci qualche partita. Quindi innanzitutto ci apriamo questa mega cassa che l'ho conservata proprio per il video. Rimanete sintonizzati lasciando un pollicione in su. Allora troviamo 10 Jessie, che attenzione possiamo anche potenziarla, 12 Colt, manca pochissimo per potenziare anche Colt a livello 7, e infine 12 al primo, e attenzione 3 biglietti bonus. E ragazzuoli, ho 81 tickets che devo utilizzare tutti quanti nella modalità roba assalto, però me la giocherò dopo. Ci sono anche delle novità, attenzione, perché abbiamo trovato Piper e con lei già ci ho fatto 156 trofei. Finalmente ho trovato un nuovo brawler. Andiamo a sbloccare questo nuovo evento, che è a Raffa Gemme, e ovviamente lo facciamo. Ok, partiamo con la partita. Visto che ho potuto potenziare Jessie, l'ho portata a livello 6. Stiamo giocando con Nick 17, con Pam e un altro compagno casuale, con il carissimo Stecca. Vediamo cosa riusciamo a fare, perché io devo prendere il gettone. Vedo che in questa mappa è molto gettonato Frank, eh? Ditemi se mi sbaglio. Però comunque direi che possiamo farcela tranquillamente. Mettiamo tipo una torretta a caso. Frank ce l'ha proprio con noi, cioè ce l'ha proprio con noi e ci ha ucciso. Peccato. Però vediamo se riescono ad ucciderlo. Ok, ce l'hanno fatta, perfetto. Prendi la gemma Stecca, dai. Però vedo gli avversari che sono molto più coordinati di noi, eh. Sono davvero molto più coordinati di noi. Però Pam è andata KO. Quindi scendi Kazu, perché c'hai 3 gemme addosso. Lancia una torretta alla Jessie avversaria, e la nostra torretta è ancora in funzione, non me lo aspettavo. È appena morta, però va bene, la rimettiamo subito. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, no, aspetta Frank. Oddio, cosa ha combinato Frank, raga? Cosa ha combinato? Mettiamo una torretta di qua. Stiamo 5 gemme contro 6. Vediamo. Eh no, io la devo prendere per forza, altrimenti andiamo a prendere. Abbiamo ucciso Pam, il che ci sta davvero tantissimo. Prendi la gemma Nick. Ok, l'ha presa. Siamo 8 gemme contro 5. Cerchiamo di non morire. 9 gemme contro 5. Ce la stiamo giocando davvero benissimo, devo essere sincero. Loro sono un pochettino calati, non capisco il perché. Se la stavano giocando davvero benissimo. Lancio un'altra torretta, spam di torretti a profusione.
Raga, non ci vogliono far prendere l'ultima gemma. Aspetta, aspetta, facciamo fuori a quei. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, torna indietro Kazu, torna indietro. Ok, ok. Dai che mancano 10 secondi, ricarichiamoci un poco. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E ci siamo ragazzi. Ottimo, ci siamo portati la partita a casa. GG per noi. E addirittura a casa sono il migliore. Grazie mille, grazie mille. Quindi un bel GG per Jesse a livello 6. Ci portiamo anche 20 gettoni a casa. E a questo punto ci apriamo anche il baulozzo. 30 monete, 4 bombardino, 8 colt. E possiamo potenziare anche lui, incredibile, a livello 7 e bigliato degli eventi. Ok, partiamo con una bella partitozza in modalità ricercati perché voglio utilizzare la carissima Piper, visto che ancora non l'ho fatta vedere in video e vi avviso che sto ancora imparando ad utilizzarla, E Piper è davvero un brawler molto difficile da utilizzare. Che fortuna che ho avuto, sono rimasto con 15 di vita. Facciamo fuori questo, ok, l'ho fatto fuori. E stavo dicendo, un brawler difficile da usare perché non puoi utilizzare l'automira praticamente. Cioè è inutile utilizzare l'automira con questo brawler perché le lisci tutte senza automira. Intanto direi che ce la stiamo giocando bene. Ho ucciso Piper, l'avversaria però, e abbiamo ricaricato anche la super. Intanto vi dico che se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su prossimi muori, ok? Per rimanere aggiornati su prossimi video di Brawl Stars, quindi le news, le novità. Se vi siete persi gli scorsi video, andateli a recuperare, basta cliccare sulla i delle info, salta Kazu. Ok, la super è davvero molto interessante. Ho evitato di morire praticamente. E appunto stavo dicendo, l'ultimo video molto interessante, ovvero le Olimpiadi. Non perdetevelo raga. Intanto Brock sta facendo festa. Io provo a fare fuori questo qui. Dai che gli sono rimasti pochi HP. GG per Giorgia, però è appena morta. Va bene, sono dettagli. E proviamo a fare fuori Piper. Io ho paura perché... No, guarda là, Piper, 25 di HP Piper. Ok, andato fuori Colt. Sono quello lì con maggiori stelle, il che ci sta. Non sono morto neanche una volta fino ad ora. Facciamo fuori Piper. No, l'ha fatta fuori Nick. Nick, non rubarmi le kill, Nick. Va bene, GG per Nick. Io devo puntare a fare più stelle di Nick, però sicuramente lui farà il migliore. Guarda là quanti HP Brock, lo facciamo fuori. Ok, siamo a 7 stelle. Sì, 7 stelle, GG per noi. Ok, siamo al massimo delle stelle praticamente, 38 a 16, io devo cercare di non morire altrimenti abbiamo perso, vi avviso. E me la sto giocando davvero benissimo con Piper in questa partita. E ok, stiamo giocando praticamente tutti quanti bene, anche Nick ha raggiunto il numero massimo di stelle. Io punto a non morire visto che mancano solamente 10 secondi e magari facciamo l'ultima kill. La riusciamo a fare? Brock, ti fai uccidere cortesemente, Brock? Brock? Eh no, non è andato l'ultimo colpo, però vediamo se abbiamo... Cazzo, sono il migliore! Seconda partita consecutiva in cui siamo i migliori, GG per noi. E quindi ragazzoli, questo video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, lasciate un pollicione in su, fatemi sapere cosa ne pensate di questo bug, qui sotto in descrizione vi ricordo che trovate il canale Telegram di Brawl Stars per rimanere aggiornati su tutte le news in tempo reale, fateci un salto. Se non l'avete ancora fatto passate a seguirmi su Instagram, infatti saluto tre di voi che hanno condiviso il mio video su WhatsApp e poi mi hanno inviato lo screen per verificare su Instagram, quindi saluto Giorgio, Andrea e Anto. Se non l'avete ancora fatto, passate a seguirmi. Iscrivetevi al canale, abilitate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. E qui da Kazu San è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!